mi dispiace perché penso che in questo momento c'è bisogno di generosità e di lealtà, non di rotture. Noi ci battiamo per non far tornare il centrodestra al governo e con queste azioni si lavora per rischiare, invece di dialogare, di portare acqua al mulino del centrodestra. Il presidente Oliverio deve dare una mano al PD calabrese, non tentare di costruire le condizioni per cui ci fossero elementi di rottura. Il regolamento è assolutamente rispettato, le primarie sono un'opportunità, non un obbligo, e in più in una fase politica dove noi stiamo cercando un candidato civico e stiamo facendo un ragionamento che riguarda il governo nazionale col PD 5 Stelle, si immagini se io dico che vogliamo fare le primarie, insomma più o meno mi porterebbero in ospedale con il TSO. Lavoriamo per trovare un candidato civico di grande qualità che possa rimettere la Calabria al centro dell'Italia, nel Mezzogiorno, ma soprattutto dell'Europa. Noi lavoriamo a un candidato civico che sia, come dire, una persona di assoluta qualità nel mondo delle professioni, dell'imprenditoria, del sociale, che possa, come dire, dare forza e presenza alla Calabria che merita, come dire, di essere rappresentata in questa direzione. Ed è un segno per dare apertura soprattutto alla società. E l'altra sera ha fatto l'incontro Zingaretti e Di Maio su questo. Se si pensa di poter, per il PD, il candidato non è Oliverio, noi cerchiamo un candidato civico. Se Oliverio continua in quella direzione sta lavorando per il centrodestra.